Abbiamo cercato di farlo capire in tutte le maniere, con articoli, podcast, interviste, vignette, esempi tratti dalla storia dell'arte, tratti dalla storia militare, dallo sport, dai giochi prospettici, persino con i proverbi napoletani. Oggi attingeremo al meraviglioso mondo della natura per far capire quello che ha fatto Papa Benedetto. Con la sua declarazio, egli ha attuato un sistema di difesa naturale, diciamo così, primordiale, un sistema di falso bersaglio. Ecco, in natura ci sono diversi pesci e insetti, forse anche qualche uccellino, che portano sulla coda, comunque in una parte del corpo lontana dalla testa, un occhio finto, un occhio che è dipinto sul loro mantello. Spesso in modo molto più evidente dell'occhio reale. E questo falso occhio a che cosa serve? Serve per trarre in inganno il predatore, il quale pensa che la testa dell'animale si trovi dove vede quell'occhio finto, punta il suo assalto, la sua aggressione nella direzione della testa, o meglio quella che lui crede sia la testa, ma rimane beffato perché il pesciolino o l'insetto sguscia via nell'altra direzione, lasciandolo con un palmo di naso. Ecco, l'occhio finto è il ministerium e l'occhio vero è il munus. L'elemento vitale, l'elemento fondamentale, quello che si trova nella testa, che riguarda appunto l'essere papa, è il munus. Quello è l'occhio vero che Papa Benedetto ha messo al riparo, offrendo all'aggressione dei suoi avversari un riflesso, un ologramma, un fantasma del munus, una conseguenza, cioè il ministerium, il potere di fare il papa. Esattamente come un pesciolino che porti sulla coda questo finto occhio. E ho scoperto in tempi recenti, con mia grande soddisfazione e anche ilarità, il fatto che il pesce che meglio presenta questo sistema difensivo, indovinate come si chiama? Pesce San Pietro. Ecco, lo vedete riportato nella foto di testata di questo podcast. Come vedete, il pesce San Pietro ha questo grosso, visibile occhio finto, nel centro del corpo, ben lontano dall'occhio vero che è più piccolo, meno visibile. Ecco, la differenza che passa fra il munus e il ministerio. Immaginiamo lo squalo della mafia di San Gallo che ha aggredito il pesciolino Benedetto XVI, il quale ha offerto all'aggressione di questo pesce-cane la sua coda con l'occhio dipinto. Ecco, sì, io adesso rinuncio al mio ministero, state tranquilli. E lì per lì lo squalo della mafia di San Gallo non ha capito se quello era il munus o era il ministerium. Ha visto un qualcosa che sembrava un elemento vitale, ha puntato lì e ci è rimasto gabbato. E allora che cosa ha fatto il pesce San Pietro? Papa Benedetto è sgusciato via e si è rifugiato nella grotta del papato emerito, una foglia di fico, un eufemismo per dire papa impedito. L'abbiamo già illustrato le volte scorse, il vescovo diventa canonicamente emerito, raggiunta l'età pensionabile a 75 anni, quindi perde il ministerium canonicamente e mantiene il munus della sua diocesi. Poi arriva un vescovo più giovane che ha sia il munus che il ministerium della diocesi. Il papa invece non può dividere con qualcuno il munus, quindi quando perde il ministerium e mantiene il munus è impedito. Quindi emerito non è nient'altro che un eufemismo per dire papa impedito. E lui nella grotta del papa emerito, nel monastero Mater Ecclesiae, ci è rimasto per 9 anni, facendo ogni tanto un capolino con qualche input, qualche codice Ratzinger. Ah, il Papa è uno solo, non ci sono due papi. Ho validamente rinunciato al mio ministero. Sono il primo Papa a essersi dimesso dopo 1000 anni. Mantenere la veste bianca e il nome pontificale era la cosa più pratica perché non avevo altri abiti disponibili. Ecco, la cosa potremmo dire commovente è che questo pesce San Pietro è un pesce abissale, vive nelle profondità. Ecco, immaginiamo la profondità abissale dell'intelligenza di Papa Benedetto.
Il suo nome scientifico è Zeus Faber e ciò rafforza l'idea che sia davvero un pesce divino, visto che anche gli arabi lo chiamano pesce di Dio. La cosa interessante è che questo nome di pesce San Pietro deriva da un racconto evangelico, in Matteo 17, 24, 27, dove si racconta come San Pietro lo pescò su espresso ordine di Gesù per pagare la tassa del tempio. Virgolette. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e dissero: Il vostro maestro non paga le didramme? Egli rispose: Sì. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi pretendono da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri? Dagli stranieri, rispose Pietro. Gesù gli disse: I figli dunque ne sono esenti. Ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca, troverai uno statere, che è una moneta, prendilo e dallo a loro per me e per te. Ecco, molto interessante che questo soldino fosse stato pagato da Cristo proprio per continuare a far funzionare il tempio e per non dare scandalo. Proprio come ha fatto Papa Ratzinger, per reagire in modo prudente, ma definitivo, a un'aggressione al papato all'interno della Chiesa e però continuare a far funzionare la Chiesa, perché lui aveva interesse che questa falsa Chiesa usurpatrice venisse poco poco alla luce nella sua natura anticristica. Una natura anticristica che è confermata da tutto quello che commentano giornalmente gli Unacum, però senza azzardarsi a mettere in discussione la legittimità di Bergoglio. Come abbiamo già individuato, lo fanno apposta, stanno perseguendo qualche trama nell'ombra, tipo il conclave in ciucio o uno scisma sedevacantista, e questo lo stanno capendo anche i lettori. La leggenda tramanda anche, insomma, il mito, la leggenda di questo pesce San Pietro tramanda che le due macchie, a forma di occhio sui fianchi del pesciolino non siano altro che le impronte delle dita lasciate dal principe degli apostoli sul pesce quando lo raccolse. Ecco, il falso occhio del ministerium ha disorientato gli squali della mafia di San Gallo. Dobbiamo dire anche che il pesce è l'acrostico di Gesù in greco. Ed essendo un animale che vive sott'acqua senza annegare, simboleggia da sempre il Cristo, che può entrare nella morte restando vivo. E così Papa Benedetto, entrando nella morte apparente della sede impedita, che sembrava un'abdicazione ma non lo era, è rimasto sempre il Papa, è rimasto vivo. Ecco, questa metafora subacquea mi piace molto perché mi ricordo l'estate del 2021. Passata dal sottoscritto per metà a praticare la pesca subacquea e per metà immerso nell'azzurro oceano della mente di Papa Benedetto. Tutto quello che è piatto in superficie, monotono come la superficie del mare, appena si scende nel mistero dei codici Ratzinger, si anima e diventa ricco di rocce di virtù, di alghe iridescenti, di genialità, di grotte di sapienza. Quindi invito tutti i miei lettori a fare un bel respiro e a immergersi nella comprensione di questi codici Ratzinger, di questo abisso. Il pesce San Pietro ci ricorda la semplicità di questo sistema difensivo. E devo dire un'altra cosa, devo dire un'altra cosa. Io credo che Papa Benedetto conoscesse bene i suoi nemici, che sono devoti della gnosi, appartengono a questo credo anticristico, in cui per una particolare credenza la realtà non è quella oggettiva, ma è una realtà che viene prodotta dalla propria mente, in modo quasi psicomagico. Ecco, ricordiamoci quando Bergoglio promana quella pseudo legge fondamentale, iniziando col dire: in forza del munus petrino ho deciso questo e quest'altro. Ecco, lui il munus petrino non ce l'ha, lo sappiamo benissimo, però, come dire, basta crederci e poi secondo lui la realtà si realizza. Almeno questo probabilmente lo fa per via di questa credenza
psicomagica tipica dell'agnosi. Ecco, Papa Benedetto sapeva che questi gnostici vogliono credere a quello che piace a loro. Pensano che la realtà sia quella che loro immaginano. E quindi, quando ha sventolato davanti ai loro occhi il ministero ministerium, quelli hanno pensato di aver raggiunto il loro obiettivo. Ma, come dice, Dio aveva altri progetti. La realtà oggettiva è diversa. A proposito di San Pietro, ci stiamo avvicinando alla festività di San Pietro e Paolo. Aspetto con un certo languorino, devo dire, le prossime trovate bergogliane. Immagino un malore che gli impedirà di celebrare la messa. Questa volta sarà il mal di gola, il mal di pancia, un capogiro, le vertigini. Le papille gustative interrotte, come dice quella canzone di Elio e le Storie Tese, o qualche altra scusa del genere per non celebrare la messa. Oppure nella Basilica di San Paolo o in quella di San Pietro succederà qualche cosa di offensivo, di dissacratorio, che possa sconsacrare in qualche modo l'altare. Scommettiamo? Adesso non vorrei che con questo audio io possa aver messo sull'avviso certe gerarchie, ma l'ho collocato volutamente in fondo al podcast sul pesce San Pietro, in modo che rimanga una cosa inter nos. Vi aspetto il 12 luglio a Jesi, il 15 a Pontecorvo, il 16 a Roma con l'upgrade della conferenza base su codice Ratzinger intitolata Quello che non vi ho detto. Il 22 sarò a Melfi e il 30 a Cagliari. Grazie per avermi ascoltato fin qui. Vi ricordo che se volete contribuire a sostenere il canale c'è un IBAN che troverete in descrizione perché questo canale appunto ha anche un'organizzazione tecnica per fare dirette, montaggi video, collegamenti, eccetera. Grazie, un caro saluto a tutti.